Focus Sud Italia. Le settimane sociali quest'anno saranno a Taranto dal 21 al 24 ottobre. Maria Angela, da giovane imprenditrice del Sud Italia, su quali elementi dobbiamo lavorare per migliorare? Sicuramente sono perfettamente in linea con il dottor Di Stefano, nel senso c'è bisogno di una semplificazione di tutto il sistema pubblico. Io vi posso raccontare ovviamente la mia esperienza nel mio settore, appunto è un settore regolamentato, si parla di energia, si parla di energie rinnovabili, quindi di green, di sostenibilità, che è un tema assolutamente centrale anche nel PNRR. Abbiamo creato un ministero della transizione ecologica, no? Proprio per mettere il focus massimo, no? L'attenzione massima su questo tema. E poi però ci si scontra con la realtà, nel senso che quando faccio progettazione di impianti, tra l'altro impianti fotovoltaici innovativi perché integrano l'agricoltura, quindi superano no, la problematica del trade-off tra l'occupazione dei suoli agricoli da parte dei pannelli, quando però mi scontro con i processi autorizzativi, abbiamo un dato che da legge e norma nazionale e poi a volte anche regionale dovrebbe essere di massimo 2 anni. La media, è uscito proprio un articolo, se non sbaglio, del Sole 24 Ore ultimamente, in Italia è di 8 anni. Quindi c'è qualcosa, diciamo, che bisogna assolutamente smontare. Io non credo però che si possa parlare soltanto di semplificazione e digitalizzazione. Credo che ci vogliano delle decisioni molto più nette su quello che è il reale problema, che come al solito sono le persone, ok? Quindi io credo che ci sia proprio un problema di persone sedute nei posti non giusti. Io lo dico fuori dai denti perché fare imprese in questo momento veramente è difficile e quindi secondo me non bisogna più ruotare intorno ai problemi, ma andarci dritti e assumere anche delle decisioni assolutamente impopolari. Ma credo che sia quella fase storica di cui parliamo anche sempre tanto anche in Economia Francesco, che è il Kairos, cioè è veramente ora o mai più, perché sono completamente d'accordo col dottor Di Stefano quando dice sicuramente ci saranno fondi importanti a nostra disposizione, ma se verranno gestiti dalle persone che finora hanno gestito altri fondi, non credo che si raggiungerà l'obiettivo. E questo lo dico veramente in maniera assolutamente trasparente.